Quindi la prima pedina è fa... no, però poi le altre dove le mettiamo? Oh madonna Mirko! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko e Alice e bentornati con la coppia in cucina. Oggi siamo qui con una nuova ricetta. Avevamo una vogliazza matta di piadina. Esatto. Ho detto, ma perché al posto di andarla a comprare non la facciamo in casa? Questi sono gli ingredienti per 4 piadine. 400 grammi di farina. Qualsiasi tipo di farina, anche integrale. 5 grammi di sale. Pochissimi. 30 millilitri di olio extravergine d'oliva. Noi ne abbiamo messi 35 perché siamo un po' più golosi. 200 millilitri d'acqua. Allora ragazzi, i romagnoli non me ne vogliono. Quella originale non ha l'olio ma ha lo strutto, che viene anche più buona. Prima di tutto ragazzi serve un piano da lavoro. Wow. Allora si potrebbe fare anche con un'impastatrice, però per motivi ovvi non, se no non arriviamo a 8 minuti. Non possiamo dai, non possiamo monetizzare non il video, è per quello. Quindi lo faremo a mano e impiegheremo più tempo. Comunque raga, in 10 minuti si fa, una sì, cavolata, esatto. Vai. Allora si butta tutta la farina. Ok, e poi si fa un buco. Si fa, già, esatto, si fa un buchino al aspetta, centro. Aspetta, voglio farlo. Ma farlo con le mani. No, 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 devo farlo preciso. Devo farlo preciso, tipo ma tanto poi si il cratere di un vulcano, vedi? Nel buchino si devono mettere pian piano tutti gli ingredienti. Quindi olio. Non vado? Vai, vai. Oh. Io l'avrei fatto molto più grande il buco. Perché? È perché adesso ti esce tutto. Oh cavolo. Vado? Vai, vai. Adesso ti esce tutto. Ok raga, avete presente come sta facendo lei? Non lo fate. Tu fai il buco. Ok, una volta che tu metti l'acqua qua. Devo fare così. Aspetta, volta, non devi mischiare tutto, ok? Devi fare così. Piano piano te ne vai a inglobare un pezzettino. Ragazzi, sono molto preoccupata. E la cosa bella della coppia che scoppia è questa, è che noi vi facciamo dei tutorial che neanche noi sappiamo fare. Oh, e intanto raga si mette anche il sale. Non serve neanche metterlo così tutto a caso, tanto si mischia. L'impasto della piadina non necessita di una lunga lavorazione. Appena la consistenza sarà tutta uniforme e sarà ben mischiata, è già finito. È già finita tutta. Veramente? Sì. Ma è normale che rimanga così appiccicoso? Sì. È un impasto. Fai così e poi schiaccia. Fai così e poi schiaccia. Vedi, io voglio prendere questi pezzettini e mescolarli lì dentro, capito? Qua vado a prendere un po' di acqua. È tutto per terra. Fammi fare il mio capolavoro. Mamma, l'odore è ottimo, raga. Ah, qua c'è un po' di olio. Me lo prendo. È più bello così che farlo con il bimbi, dai. Sì, è più bello, è più emozionante. Sembra il pongo. Brava, deve venire più o meno la consistenza del pongo. Non va lavorato tanto, eh? Io lo voglio lavorare quanto voglio, ok? Perfetto. Lei ha pure detto, Benedetta. Però ha detto che lei lo fa lo stesso perché le piace. A me mi piace, basta. Guarda, non è appiccicoso come pensavo rimanesse per accanto. Esatto, mia. Non rimane appiccicoso. Quindi vuol dire che ho fatto bene. Ma certo che l'hai fatto bene. Una volta che avete fatto l'impasto, non necessariamente lo dovete picchiare così forte, si fa riposare per 10 minuti, ma questo passaggio ragazzi è facoltativo. Se lo fate riposare quando poi andate a impastarlo non si appiccica tanto, ma non cambia a livello di gusto. Tra l'altro nel mio caso mi va anche di fortuna perché questo olio è un olio fatto in casa, anche se voi avete un altro tipo di olio chi se ne frega. Ragazzi, trascorsi 10 minuti si mette poca, raga ascoltatemi, poca farina qua, non 3 quintali di farina che poi l'impasto diventa pesante. Poi si deve dividere in 4 pezzettini. Queste sarebbero 4 piadine. Ok, l'impasto preparatelo così. Sì, dovete sempre fare verso l'interno, così e così. Madonna mia, è troppo rilassante, te lo giuro, prova. Olè. No! Mamma, quanto rilassa. No! Meno male. Iniziamo a fare la prima piadina. Bisogna allargare il dischetto un pochetto. Facciamo un po' così e dopodiché lo spostiamo. Finché non viene proprio rotonda, rotonda, rotonda. Poi diciamocelo raga, ma se non viene precisamente rotonda, ma chi se ne frega? E sti cazzi. Ogni giorno piadine raga. Guarda che ho scoperto. No ragazzi, veramente, cioè io le andavo a comprare, ma ragazzi costano 3 euro 3 piedine. Poi sapete che sono tirchia, quindi. Oh, soldi, soldi, soldi. Almeno sai cosa ci metti. Dai. Nei tuoi errori sei stato bravo. Errori? È venuta perfetta, li faccio sempre allora sti errori. Wow! Ok ragazzi, questa si vede che è la seconda, che non ha più voglia, guardate. Ma guarda, diceva a me, lui ha fatto un ovale, ha fatto. Oh, no! Volevi! Oh, oh, ce lo sto facendo. Guarda la forma di una conchiglia, eh? Eh? Ora un culo. Dai, fallo tu, batto. La parte finale è sempre tua. Aspettavo proprio questo momento, ragazzi. Guarda come la sto aggiustando, guarda. Guarda! No, 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 no. Ma, allora... Guarda! Ah! Adesso va giusto. La girata al contrario così non si vede la riga che ho fatto. Quanto è bello da vedere questa cosa. Sì. Soddisfacente. Guarda, guarda come gli piace.
Iniziamo, armatevi di uno stuzzicadente oppure di una forchetta normale, che poi servirà per andare a bucare le bolle che si formeranno, per non farla poi gonfiare troppo. Allora, noi non abbiamo la padella quella lì piatta, servirebbe quella, ma chi se ne frega, una vale l'altra. Si prende, si mette qui la piadina, senza olio, senza niente. Magari una padella antiaderente se non avete quella la normale. Esatto. E aspettiamo che si formino le bolle. La padella deve essere bella aderente. La padella deve essere bella aderente. Ma che oh! La padella deve essere bella rovente. No, mi è pazzesca. È pazzesca. Ragazzi, sta venendo proprio. Raga, sta venendo benissimo. Buchiamo. Siamo dei brufoli. Se voi guardate in questo momento, questa parte qui è esattamente identica di quelle lì che compri. Adesso non resta che aspettare la cottura. Passiamo alla farcitura. Allora, abbiamo preparato burrata, pomodorini, maionese. Questi pomodorini li ho lasciati qua un pochettino con un po' d'olio, basilico e un pizzico di sale. E origano. Avocado triturato malamente, con esatto, un po' d'olio e un po' di pepe nero. Insalata, rucola e salmone. Esatto. Inizia a fare tu la tua prima, quella che vuoi. Ok, metto pomodorini e rucola io. Metto anche un po' di sughettino, eh. E che fai, te ne privi? Allora, ci aggiungo un po' di burrata perché è vero che sennò è vuota praticamente. Guardate anche solo l'aspetto. È uno spettacolo. Puoi aggiungerci un filo d'olio così? Ma sì, certo. Che bei colori. Vabbè, i colori dell'Italia, raga. Passiamo alla seconda. Avocado. Sì, sembra un po' nero, non vi spaventate, è rimasto in frigo per 3 ore. Poi metto un po' di salmone. Va bene la tartare che ho fatto? Sì, va bene. Che bisogna esagerare. Tac, boh, basta. Un po' di insalatina. Ci stava la Philadelphia qua. Ci stava. Che bella. Tac. Formaggio spalmabile che purtroppo non ce l'abbiamo, e quindi si è arrangiato con la burrata. Metterò una burrata ma poca. La chiudo in un altro modo. La chiudo così. Poi dall'altra parte, giusto? O dall'altra parte oppure faccio semplicemente così. Ah, ok, tipo un roll. Io qui ci metto Una sporcatina di avocado. Una sporcatina di maionese. Scusa, qual è il dispositivo? Ma chi ti ha cagato? Purtroppo non ho trovato nessun gruppo o dispositivo chiamato ma. No! Pomodori. Mamma, che bontà! Come se non ci fosse un domani. Mettiti un po' di quel sughettino. La burratina. Raga, se questa qua non è una piedina spettacolare, no, non so. No, sono tutte sane tra l'altro, Mamma mia, quanta burrata metti? L'insalatina per restare leggeri. Mi dispiace che voi non possiate assaggiare queste prelibatezze. Un po' di origano. Mamma, che bomba. Ma poco. Chiudi come se non ci fosse un domani, guarda qua. Che bello. Una, due, tre. Tre. Siete pronti, ragazzi, di vedere la quarta? Wow. La quarta, ragazzi, non è nient'altro che una piadizza. Eccola qua. Fatta. L'ho spezzata. Ma guardate, piadizza. E ti pareva? Ci vediamo tra un minuto con l'assaggio. Later. Buono. Cazzo, sì. Eccoci qua. È la prima che abbiamo fatto. Guardate qui. Attento che cade l'olio. Adesso vediamo il rotolino. Wow. Madonna, raga, questa qua. Sembra quella della piadineria proprio. E questa qua è l'ultima, quella piena di roba. Ecco qua, guardate. Cioè, iniziamo con l'assaggio. Da che la cosa? Piadizza. Ah, inizi con la piadizza? Sì. Vai. Buonissima. È legale. Assaggio questa. Mamma, quanto gocciola. Buono. Ho fatto in casa un'altra roba però. Tutti i video che voi vedete di ricette vi fanno vedere la ricetta ma non vi fanno l'assaggio. Questa qua è spettacolo, Madonna! Assaggio la piadizza. L'impasto è pazzesco, io non l'avevo assaggiato così morbido. Di cosa stiamo parlando? Sai cosa mi hai messo forse un po' di più? Sale. Nell'impasto l'avrei messo. Adesso assaggio questa qua con il salmone. Vado. Buona, fa assaggiare. È di una morbidezza incredibile, guardate, non, la pieghi ma non si spezza. Non sgocciolare qua. Bene ragazzi, adesso noi ripuliremo tutto questo qua. Ripuliremo nel senso che ce lo sbaffiamo. Spero che il video vi sia piaciuto, provatele a casa. Se le provate mandateci una foto su Instagram, noi vi ritaggheremo sempre. Trovate qui i nostri profili. Se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate tantissimi commenti. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Mirko è scioccato da quello che sta mangiando. Sì. No, dovevamo farlo col pesto. Perché non l'abbiamo fatto? Ciao ragazzi.
questi pomodorini. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.